Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Sono un po' fuori, sono un po' squadrato, quindi c'ho un riflesso esagerato negli occhiali, ma mi sono un po' posizionato alla bene meglio. Sono andato un po' di fretta questa sera perché mi hanno rilasciato in ritardo dalla palestra dopo avermi sfinito e quindi ho dovuto preparare un po' di cose in fretta. Ok, questo direi che funziona. La musichetta, no, lasciamocela un po' più bassa, magari in sottofondo. No, così non disturba. Ok, direi che ci siamo, dovremmo esserci. Sistemo un paio di cose. Ok, così, visto che ho visto degli alert in giro, sto cambiando un po' il layout, ma giusto per svecchiare un po' il. C'è la musica un po' alta, adesso la cagliamo. Allora, bene, direi che possiamo iniziare dopo questo momento di setup, tanto qui improvvisiamo sempre, quindi un po' il problema è un po' questo. Adesso vedo se riesco a orientare questa luce per non accecarmi. Come va? Tutto bene? Abbiamo saltato la settimana scorsa, ma era anche un festivo, poi c'era bisogno di riprendersi un attimo e di fare un po' il punto della situazione. Mettiamoci comodi. Allora, in realtà, ciao Sandro, benvenuto. Vedo che funziona anche la chat perché ancora non. Un po' piccolo il nome forse, però. Adesso dovrò un attimo rivedere un po' tutte le proporzioni di questi oggetti perché ho eliminato un po' di cose e l'ho reso un po' più spartano, quindi non è magari proprio bellissimo, però io sono un amatore da questo punto di vista, quindi non sono uno streamer, non sono neanche un programmatore quasi. Allora, questa sera in realtà abbiamo un argomento un po' generico, un po' spero interessante perché l'obiettivo era quello di studiarci un pochino di Python assieme, di vedere alcune cose io le ho viste, come dire, in separata sede, però cose molto basilari, e sperimentare un po' per conoscere sia il linguaggio da parte di chi ovviamente non lo conosce a livello molto 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 base, sia anche per provare un tool che ero curioso di testare, siccome l'ultima volta che l'ho utilizzato ho fatto uso di Visual Studio Code, anche se ci sono altri software come PyCharm, ci sono un po' di IDE, in realtà volevo mettere alla prova il mitico PyScripter. Quindi stasera incredibilmente non si parla di Delphi, almeno se non in modo marginale, nel senso che potrebbe tornarci utile per dire ok, magari se qualcuno conosce ovviamente Delphi si possono fare dei parallelismi anche con altri linguaggi, sicuramente sarà utile farli perché in questo modo come dire diventa più comodo vedere e capire i concetti. Poi in realtà spero che in chat ci sia anche qualcuno che lo conosca meglio perché io vado un pochino così a sentimento, però partendo proprio dalle basi non dovrebbero esserci intoppi di qualche tipo. Tra l'altro dovrei aggiornare anche la mia copia di Python e quindi ho aspettato così se per caso mi rovino l'installazione abbiamo già finito la live e possiamo già andare a casa. Ok, allora, intanto guardo se è tutto a posto perché qui ho un po' di cose che mi dovrò riconfigurare, ma una delle prime che ho ripristinato è il Developers, mitico developers, 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 Steve Ballmer, non può mai developers, mancare, quindi quello. developers, 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 Starebbe bene qui sotto il titolo della live,
però ce l'aggiungerò poi più avanti. Ok, quindi iniziamo questo intanto a sperimentare un pochino, non ho neanche, non so neanche quanti siamo online, ma intanto poi lasceremo la registrazione, quindi se qualcuno vuole poi riguardarsela e vedere queste cose un po' di base, sicuramente lo potrò fare. Allora, la musica mi dà un po', no, dovrebbe andare bene. Adesso cambio l'inquadratura con screen più cam, che dovrebbe far vedere. Ah, c'è anche, beh, la chat potrebbe essere comoda, ma è un po' invasiva. Al massimo la guardo io nel box, quindi non è un problema in questo caso andarla a vedere. Allora, bene, quindi mi tiro su sito ufficiale di Python, da dove tutto ha inizio. Quindi qui abbiamo il mitico python.org, quindi il sito da cui parte tutto. Da cui ho scaricato, è possibile scaricare l'interprete di Python, quindi partiremo proprio da adesso. Non ho intenzione di usare l'interprete a mano e fare questi esperimenti dentro l'interprete, se non, vabbè, provarli direttamente dal nostro ambiente, perché insomma, mi sembra un uso molto basilare. Quindi, se volete, se siete proprio novizi, volete iniziare a sperimentare con Python, la prima cosa che dovete fare ovviamente è andarvelo a scaricare dal sito ufficiale. C'è un installer che è comodissimo, è veramente, fa tutto lui, quindi imposta il path, vi scarica l'interprete, perché Python è principalmente un linguaggio interpretato, quindi giusto facciamo un po' un'introduzione anche al linguaggio, così che sembra un po' un tutorial, però non, un tutorial rischia di diventare noioso, ma magari qualcuno lo apprezza lo stesso. È un linguaggio interpretato, quindi quello che noi andremo più o meno a fare, almeno inizialmente, saranno un po' di script, quindi dei file che noi possiamo mandare direttamente in esecuzione, che vengono caricati dall'interprete di Python e elaborati, e quindi darà poi, ogni script darà l'output che ci interessa, in base a un input che o viene acquisito dall'esterno, viene caricato da un file, oppure che andiamo a inserire noi direttamente nel listato, perché uno degli obiettivi, anche delle cose che mi piacerebbe fare, è vedere ovviamente tutte le strutture dati che ci sono all'interno di Python, le peculiarità che hanno, e quindi vederle un po' assieme. Quindi lo step numero uno è farsi il download. Di solito il sito indovina il sistema operativo che state utilizzando. Io l'ho già scaricato, però adesso vado qui a, come direbbero a Bologna, a pistolarlo al mio setup. Io in realtà ce l'ho già installato, quindi dovrei aver solo bisogno di aggiornarlo, però ho aspettato giusto perché così vi facevo vedere un pochino l'installer, come è bello comodo, è abbastanza, cioè proprio fatto bene, almeno in questo caso che siamo su Windows, ma su Linux penso ci sia il suo apt-get, ci siano vari modi di installarlo. Quindi io l'ho già installato, ho la versione 3.10, questa è una minor release, quindi gli dirò di fare l'upgrade, upgrade now, e di sostituire quindi la mia copia attuale con la versione aggiornata dell'interprete, delle librerie. Ops, tutto buio, ok, è arrivato. Delle librerie di tutto il resto, quindi le varie librerie base, istruzioni base, che se non ricordo male sono sviluppate in C, C++, qualcosa del genere. Library sviluppo, sta andando al library, sta installando un pochino tutto, quindi sta facendo un po' tutte le sue cose, e quando avrà finito ovviamente possiamo iniziare. Quindi noi potremmo aprire un prompt dei comandi, scrivere Python e lavorare con l'interprete, oppure dotarci di un IDE, quindi di un ambiente un po' più comodo. Visual Studio Code ha delle estensioni specifiche per Python, quindi come sapete Visual Studio Code è un fratello minore di Visual Studio,
orientato principalmente alla stesura di codice, quindi a tutti gli effetti, proprio orientato al coding. Generalmente, a parte essere molto friendly con quelle che sono le tecnologie Microsoft e soprattutto il web, perché fondamentalmente è come un'applicazione web embeddata in un browser. Con i giusti plugin, Visual Studio Code, un po' come faceva a suo tempo Eclipse, per così dire, può diventare, anzi diventa a tutti gli effetti, il miglior editor mai visto per vari linguaggi, tra cui il web, JavaScript, Node, Python e tantissimi altri, quindi ha questa caratteristica. In alternativa, mentre qui sta installando la sua roba, ci sono c'è l'IDE di JetBrains, quello che produce anche IntelliJ, IDEA IntelliJ, che produce anche ReShapper che io uso su Visual Studio, e produce anche PyCharm, che è un ambiente per Python di cui c'è una versione community abbastanza funzionale, abbastanza ricca, quindi mancano un po' quelle feature enterprise per chi ovviamente lo utilizza in un team di sviluppo, però ha tutte le caratteristiche che normalmente ci si aspetta se avete già utilizzato WebStorm, PHP Storm, cioè tutti i loro ambienti che sono eccezionalmente molto curati dal punto di vista del refactoring, dell'uso di template, della navigazione nel codice, c'è un sacco di strumenti. Un sacco di temi, un sacco di roba. Grazie per il follow Baron Live 3. E così ho provato che funzionano ancora gli alert, visto che ho fatto un po' di. E quindi anche questa è un'alternativa. Io volevo fare un po' lo splendido. No, in realtà volevo rimanere in casa Embarcadero, e quindi in casa produttore di Delphi, utilizzando un editor alternativo che però a tutti gli effetti possiamo dire che non sia proprio male. Tra gli ambienti gratuiti che il buon Embarcadero ci rilascia, Idera, qui sul sito Idera trovate sempre free tools e avete un po' di cose gratuite con cui potete smanettare C++, il compilatore. Abbiamo Delphi Community Edition, C++ Builder Community Edition, Interbase, gli stili per FireMonkey, Dev C++, che è un IDE per C++ fatto, o in Delphi C++ Builder, non mi ricordo, comunque dovrebbe essere sempre VCL based. E poi New Entry, ma neanche poi tanto new, perché è un po' che sono fuori, il mitico PyScripter, che è un IDE per Python, che è quello che useremo, che è un progetto open source di un IDE per Python, progettato per Windows, quindi noi siamo su Windows e lo usiamo comodamente, fatto in Delphi, che di recente, diciamo, è stato un po' abbracciato, Embarcadero l'ha un po' fatto suo, nel senso che finanzia e quindi cura lo sviluppo di questo ambiente, insomma, in modo da diffonderlo. E come dire, anche agli sviluppatori di Delphi C++ far conoscere un po' le capacità, le potenzialità di Python in sé, con un ambiente gratuito e delle librerie Python Libraries per poter usare Python da Delphi, ma anche usare Delphi da Python, cioè le librerie. Abbiamo già fatto una live su questa parte dove abbiamo un po' sperimentato in Python l'uso di VCL e FireMonkey per fare delle applicazioni visuali partendo in questo caso da Python, senza usare le librerie più note per Python come tkinter, io lo dico all'italiana proprio, e altre librerie che sono, insomma, molto diffuse, molto note, molto, molto diffuse. E ad oggi però è possibile usare anche la VCL, ovviamente non VCL e FireMonkey, non nella maniera interattiva come siamo abituati a fare in Delphi, però pur scrivendo il codice il risultato che si ottiene quantomeno è lo stesso. Abbiamo, come dire, un po' di classi da utilizzare per avere dei form, modali, non modali, usare gli stili, usare pulsanti, azioni, la listbox, drop down, abbiamo un sacco di controlli per
tutta praticamente la parte visuale, escludendo ovviamente le parti di accesso ai dati e quelle cose che sono un po', come dire, tipiche di Delphi, che non servono in Python perché Python ha i propri strumenti, quindi da questo punto di vista, per cui sono delle aggiunte abbastanza interessanti. Quindi PyScripter è un'altra di queste che devo dire ho iniziato ad apprezzare. Se qui ovviamente dal sito fate il download, c'è il form da compilare e c'è anche un elenco di quelle che sono le feature, e sono delle feature interessanti di tutto rispetto. Qualcuna l'ho già sperimentata, qualcuna la vedremo magari in azione. Ad esempio c'è un, vabbè, a parte ovviamente il syntax highlighting, la sintassi formattazione, c'è l'interprete di Python integrato con anche delle funzioni, ad esempio di completamento automatico e cose di questo tipo. C'è il supporto per il debugging anche in remoto, c'è il unit testing integrato, c'è l'integrazione con dei tool come PyLint e TabNanny. È interessante perché, se non ricordo male, non vorrei confonderlo con un altro prodotto che usa intelligenza artificiale per il coding. Comunque c'è la possibilità di integrare diversi tool con questo ambiente. Poi il Code Explorer, la To-Do List, Find and Replace, puoi switchare la versione di Python se hai più versioni del compilatore installato. Tra parentesi, ha finito il nostro caro di... Ah, sta ancora perché gli sto tenendo occupata molta CPU e quindi ci impiega un sacco di tempo, ma ogni tanto siamo pazienti. Intanto Python in realtà ce l'abbiamo già, dobbiamo solo poi attendere che termini il suo processo. E ha delle finestre doccabili, delle dialog, ha i temi, ha gli stili, quindi anche quello si può, come dire, configurare con tutti i propri gusti e in base alle proprie preferenze. Quindi è molto configurabile, tante opzioni, cioè non è male. Pensavo fosse molto più ridotto, molto più instabile, invece è un discreto prodotto e quindi è consigliato anche per un uso non solo amatoriale ma anche professionale, pur essendo gratuito. E quindi fa vedere il disassembly del codice interpretato, c'è anche delle cose un po' particolari, quindi comunque lo vedremo ben presto in funzione, nel senso tra giusto giusto un paio di minuti. Quindi Python, linguaggio interpretato, questo ovviamente ci porta nel mondo dello scripting, ovvero fino ad oggi abbiamo fatto live praticamente solamente su Delphi e su qualche cosa, su linguaggi correlati, magari un po' di SQL, ma cose veramente poco. Quindi siamo abituati a lavorare con un linguaggio che praticamente è compilato, è tipizzato, anzi direi fortemente tipizzato, e quindi, come dire, ci strada verso un modo di lavorare che è più rigido rispetto a quello che troviamo se usiamo altri linguaggi come JavaScript, ad esempio, ma anche come lo stesso Python, che essendo interpretati o comunque essendo linguaggi di scripting, poi a tutti gli effetti, si concentrano più sulla produttività, cioè sul fatto di scrivere codice che faccia materialmente delle operazioni, lasciando dei confini molto più blandi. Questo non perché, cioè, non è per sciatteria ovviamente, o per, cioè, trascuratezza, volevo dire, ma per il fatto che il linguaggio ha altre finalità. Quindi se abbiamo dati da manipolare che provengono da fonti diverse, sono particolarmente variegati, devono essere un po', come dire, filtrati, risistemati, creare delle classi o comunque dei tipi rigidi ci lascia in... Eh sì, compila quindi va, non è molto... In realtà so che ci sono delle proposte, delle idee per fare che cosa? Andare a... Ah, tra l'altro, aspetta che voglio sperimentare una cosa che probabilmente non funzionerà mai. Adesso ho perso il controllo totale del mio mouse. Ah, perché c'ho lo zoom attivato, ecco perché.
ci sono delle proposte per portare ad esempio un programma Python in un browser e quindi compilarlo, ad esempio, compilarlo ovviamente come con un WebAssembly. Questa è una delle opportunità, delle cose che effettivamente si potrebbero fare. E quindi questo vuol dire che non è detto che comunque non si riesca a compilare anche questo linguaggio, però diciamo che è più qualcosa legato al fatto di incapsulare il programma o impacchettarlo per distribuirlo come esigenza, piuttosto che quella, come nel caso di Delphi, di compilare, perché comunque quello che lanciamo è sempre un exe, quindi proprio perché ci troviamo nell'ambito appunto dello scripting, quindi siamo in questo universo con i suoi pregi ovviamente e anche i suoi difetti. Però ecco, se facciamo le cose in un certo modo, io direi che ovviamente sono più i pregi dei difetti. Dovrebbe aver terminato l'installazione. Setup was successful, type PY to launch Python, ok, quindi abbiamo installato tutto, qui abbiamo già visto tutto. Adesso proviamo a lanciare dal nostro terminale, quindi apriamo un terminale qualsiasi così verifichiamo. È veramente lentissimo. Il mio PC con scrivo PY e abbiamo attivato il nostro interprete che ci dà già delle informazioni per avere già la versione, ci dà già un po' tutto quello che ci interessa sapere. Proviamo a fare un print Hello World, il classico, quindi la classica Hello World di conoscenza, stampare stampa, quindi diciamo che il nostro Python si direbbe funzioni correttamente. Quindi ovviamente non ci lavoreremo, non sto neanche in grandino, non ci lavoreremo qui, ma useremo il mitico PyScripter che io ho installato. Allora, questo dovrebbe essere del tool, l'ultima versione però stabile, nel senso che adesso c'è una beta, ma ho visto che aveva qualche difficoltà a darmi la struttura del codice aprendo un modulo, e quindi ho detto c'è probabilmente qualcosa che non funziona. Mentre questo è il nostro tool, mancano un po' di finestre, forse perché le ho collassate. Adesso le vado ad espandere, comunque adesso ci facciamo un bel giretto di questo ambiente, tralasciando un attimo, vediamo se, a meno che questa non sia ancora la versione, la 4006, non sia la versione col difetto, perché nel Code Explorer non comparivano informazioni, però dovrei aver installato un'altra versione. Adesso controllo perché magari è finita sotto un altro PyScripter. Vediamo dove è stato installato. Se no poi ce lo andiamo a installare, non è mica un problema. Apri percorso file, utenti. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Niente, ce lo riscarichiamo. Tanto la release la troviamo anche su PyScripter, c'è anche una pagina su GitHub, quindi perché il sorgente ovviamente è pubblicato, quindi su GitHub. Ho appena scaricato la 4110. Vediamo se è uscita una versione proprio di recente. Questa dovrebbe essere la beta che ho provato.
però vorrei invece la versione appena appena precedente. Ma teoricamente dovrebbe essere questa, la 4, la 411 mi pareva fosse lei. Poi c'è anche un controllo delle versioni degli aggiornamenti integrati, quindi se faccio about andiamo a vedere se gli chiedo di cercare versioni più recenti. La 411 è la beta, quindi è quella più, è più nuova. Ah no, adesso è ripartito. Allora mi sa che io ho lanciato un'altra versione prima. Adesso vedo correttamente la struttura del codice, quindi direi che è lui. Forse c'è qualche problema nel link, non lo so. È l'unica cosa che ho trovato. Vabbè, infatti vedo che non mi ha tenuto neanche le dimensioni del font, mi sa che... Ok, esaminiamoci un attimo questo ambiente perché ha veramente un sacco di cose. Al netto che abbiamo, ok, l'esplorazione del codice che poi la useremo efficacemente in un secondo. Questo però non c'è verso di ingrandirlo, dovrei usare i caratteri grandi sullo schermo, però magari me lo tengo per la volta prossima, oppure potrei provare a cambiarlo al volo e vedere se questo IDE è bravo e lo gestisce correttamente. Ma non sono sicurissimo, quindi... No, quindi la versione è questa, quindi è corretto. Proviamo un attimo, sperando che questo non comprometta completamente la live, aumentare un po' la dimensione dei caratteri, così ci vediamo meglio. Pronti all'esplosione, boom! No, forse ci siamo salvati, non è esploso ancora nulla, quindi peccato, dobbiamo vedere se questo continua a funzionare correttamente, ma quello è un altro discorso. Quindi noi lavoreremo qui dentro, abbiamo l'interprete integrato, ci faremo un po' di script con cui sperimenteremo. Sembra già un po' più, diciamo che non supporta proprio appieno gli stili, quindi dovrebbe essere magari ricompilato con una versione come dire aggiornata del buon Delphi, ma poi vedi Code Explorer è tornato al punto di partenza. Questo è veramente strano, è molto strano. Però la versione è sempre quella, quindi non dovremmo avere, come dire, grossi problemi. Vabbè che almeno per il momento non faremo delle grosse, come dire, dei grossi interventi su tante procedure, quindi anche questa roba ce la spazzeremo via, quindi. Dunque. Iniziamo a dare un'occhiata a questo ambiente al netto di queste cose su cui devo verificare che magari non ci sia un problema da parte mia, a parte che si può anche riavviare. So che c'era un reinitialize, però sembra che non lo aiuti. Niente, via, dai, vedremo qual è la problematica. Allora, questo simpatico editor in realtà ha più funzionalità di quelle che mi aspettassi, perché abbiamo la possibilità, come dire, di intanto di scrivere dei moduli che sono, come dire, i file con estensione PY, che sono i file di Python, quindi file sorgenti o diciamo il programma principale o dei moduli. Quindi abbiamo tutte le opzioni per caricare, chiudere, salvare, fare una stampa, eccetera. Sotto la edit abbiamo queste opzioni,
alcune abbastanza interessanti. Scusate, volevo zoomare, ma non ce l'ho fatta. Non gli piace molto, questo. Ah, ok. Colpa mia. Che tenevo bloccato lo schermo. Abbiamo qui in source code abbiamo i dent, un indent, quindi possiamo cambiare l'indentazione. E c'è anche questo simpatico execute selection, perché appunto essendo noi in una dinamica di scripting, quindi facendo degli script, è un po' come degli script SQL che aprite per SQL Server o altri linguaggi dove potete eseguirne una parte. Anche qui abbiamo questa possibilità. Questi insert parameter fanno parte della customizzazione di questi insert template, che non sono altro che, però qui vedo che non mi dà l'IntelliSense. Provo a riavviarlo. Ci sono dei template per inserire delle parti di codice, come dire, già pronte all'uso. E hola, adesso ci siamo. Ok. Hola, ok. Insert template. Abbiamo ad esempio il module header, che è quella parte commentata che vedete qui sopra. Ad esempio avete una comment line, una Python class, quindi se scelgo questo template e gli faccio un doppio clic, il buon editor mi predispone ovviamente una nuova classe pronta da scrivere con il suo costruttore, i commenti, la documentazione. Quindi è un editor con qualche funzionalità interessante. Un'altra cosa, ovviamente qui il codice non è corretto, adesso abbiamo la possibilità di spostarci riga per riga, di trovare le matching brace, quindi di spostarci ad esempio all'inizio, alla fine di un blocco, cioè spostarci da un blocco al suo inizio e alla fine e alternare le due parti, quindi anche se cercherei sempre di fare dei costrutti un po', come dire, corti. Abbiamo questa find function che è interessante perché cerca in maniera incrementale funzioni all'interno di un modulo, ma al momento non so se va attivato o dipende un po' dagli import. Se noi, come dire, carichiamo, importiamo altre funzioni, questo elenco dei moduli, quindi moduli esterni, questo elenco si arricchisce e ci permette di cercarli più o meno un po' dappertutto, quindi, e di filtrarli anche un po' per tipo. Find reference, qui da questo code explorer col tasto destro possiamo fare find definition e ci porta la dichiarazione. Cliccando find reference ci trova tutti i punti in cui è usata. Infatti vedete che qui sotto c'è un reference of main, ce n'è una sola. Reference not found, quindi probabilmente qui trova. Vabbè, questo sì, questa è la chiamata, quindi. Qui lascio, beh, adesso lascio aperto, tanto le variabili, i messaggi, l'interprete, oppure c'è questa highlight che la tiene, come dire, vi tiene evidenziata la funzione all'interno dello script, quindi c'è un po' di queste cose carine che si, come dire, accendono e spengono all'occorrenza e quindi fanno questo tipo di operazioni. Next editor potete fare uno split dello stesso editor. Fare ovviamente gli zoom come abbiamo già fatto, avete tutte le toolbar per il debug, i breakpoint, richiamare le viste, ci sono tutte le finestre che poi in realtà ce le ho ancorate qui sotto, l'interprete Project Explorer,
Quindi Code Explorer c'è la visione dello script attuale. In Project Explorer possiamo a tutti gli effetti curare un progetto, ovvero mettere assieme tutti i file che sono, come dire, moduli, parti del nostro programma più il programma principale all'interno di un progetto e quindi ricaricandolo, aprire e vedere direttamente qua sotto tutti i file che ne fanno parte. Oppure c'è questo file explorer che non è altro che una gestione risorsa incorporata all'interno del nostro ambiente. La cosa carina è che con un tasto destro abbiamo tutto il menu tipico di Windows e poi sotto File Explorer abbiamo Search Path, aggiunge i favoriti, cioè abbiamo quei comandi che invece sono integrati all'interno dell'ambiente. Non ricordo dov'è, ah no, anzi è qui. Abbiamo anche, quindi abbiamo percorsi favoriti, abbiamo percorsi legati specificatamente all'installazione di Python, possiamo gestire il path dell'interprete Python, quindi tutte queste belle dialog sono, a parte essere tutte stilizzate, abbiamo tutti i percorsi a cui fare riferimento, ad esempio per caricare i package che magari vogliamo utilizzare usando un package manager che si chiama PIP, Python Package Manager. Quindi insomma ci sono un pochino di app, ovviamente andiamo al percorso sopra, ci sono un pochino di cose interessanti, gestione del progetto, salvarlo, l'explorer, possiamo vedere anche breakpoint, call stack, message, questo per il debug, supporta oltre alla sintassi Python anche un po' di altri linguaggi, tipo YAML, XML, quindi se abbiamo dei file di dati o un file JSON con delle impostazioni, lo possiamo anche caricare in questo ambiente e vederlo. C'è anche l'italiano tra le lingue, quindi l'IDE supporta è multilingua, io metto in inglese perché sono abituato e quindi anche qui potete, come in Delphi, ci si possono salvare i layout, ovvero io posso decidere ad esempio che mi salvo un layout che chiamerò Marco, ad esempio, oppure compila, quindi va coding o coding, chiamiamolo coding, così più. Quindi questo è il mio layout per la scrittura di codice, dove generalmente magari potrei avere l'interprete, ma potrei anche non avere alcuna di queste finestre attive che sono più magari legate al debugging, e magari mi tengo il file explorer in fondo, il project explorer all'inizio, oppure ancora il project explorer sulla destra, quindi mi, come dire, mi customizzo un po' l'ambiente per, come dire, adattarsi a quelle che sono le mie esigenze. Una volta che l'ho fatto, vado qui in layout, mi faccio un save layout, coding. Quindi sovrascrivo ovviamente quello che ho appena impostato. Però la cosa carina, quindi posso tornare anche al default, ok, che me lo ripristina esattamente come era prima, quindi questo è quello che vedevamo all'inizio. E potrei anche, ad esempio, impostare questo layout per esigenze di debug. Layout, save layout, debugging, ok, così, set debug layout, quindi dico all'ambiente che quando vado in debug questo è ciò che voglio vedere nell'ambiente, se non sono in debug invece, ah ok, me ne ha creato uno lui, perfetto, allora elimino il mio debugging, quindi il debug l'ha creato lui, quindi torno al coding e così ripristino il mio layout di prima. Quindi tornati a questo layout, c'è bisogno di un po' di refresh.
Abbiamo il menu run con tutta una bel po' di roba, run dello script, il check della sintassi, l'importazione di un modulo. Eseguita direttamente. Import module. Abbiamo anche la possibilità di gestire, adesso non mi ricordo dov'è, ma so che c'è anche l'interfacciamento con il package manager, install packages with pip, quindi se voi ad esempio cercate pandas, cercate uno dei package Python più blasonati, qui ho fatto un cancel. Ho fatto qualcosa lo stesso, ok, non ho selezionato niente, quindi lui parte alla ricerca del package e ve lo installa. Poi ci sono un po' di opzioni sia per l'editor sia per i famosi template che vedevamo prima, i file template, quindi dei template per nuove file da andare a creare, i code template che sono i blocchi che vedevamo prima, si possono importare ed esportare gli shortcut. E anche importare degli highlighter perché questo ambiente utilizza un componente molto celebre in Delphi SceneEdit che ha delle implementazioni esterne che lo rendono in grado di riconoscere linguaggi magari che all'inizio non sono configurati e quindi possono essere attivati in un secondo momento. Le opzioni del lead sono, ce ne sono una quantità infinita. Per il code completion, il code explorer che parte espanso, l'editor con le opzioni di folding, quindi di poter collassare parti del leader. Se vedete qui ci sono il più e il meno, il colore che hanno, la creazione di file di backup quando salvate il file, l'encoding per i file nuovi, ci sono un sacco di impostazioni, file explorer, il fatto di gestire in background i cambiamenti dei file monitorati nella finestra del file explorer, i vari filtri delle open dialog quando andate ad aprire un file con le estensioni, eccetera, controllo automatico degli aggiornamenti, insomma, qui dentro c'è tutto quello che potreste desiderare. Più ci sono i layout, se non vi piace il colore, ad esempio, che ho scelto io. Potete cambiarlo in grigio, la versione glossy, la versione glow, ce ne sono di scuri, ce ne sono di chiari come questo qui, il lavanda che è un po' violettino, questo che è blu, Oxford blu, material pattern blu, quindi material design molto simile a Windows 10 tradizionale, black pearl. E potete ovviamente fare sia un ID scuro che un editor chiaro o tutto scuro, tutto chiaro, potete scegliere. Questi sono più o meno gli stili poi che abbiamo a disposizione in Delphi quando facciamo le applicazioni VCL, niente più, niente di meno. Insomma, è un ambiente che un pochino di cose le fa. Potete configurare dei tool vostri aggiungendoli, ma sono già preinstallati. L'interprete Python, il package manager, PyLint, cioè tutta una serie di tool che normalmente vengono forniti di serie, sono già linkati all'interno del nostro ambiente. Detto questo, iniziamo a creare un progetto, quindi facciamo un save project as. Ok, tra l'altro possiamo impostare il progetto per salvare i percorsi o relativi o assoluti. Quindi è molto molto versatile come. Allora, io vado qui nella mia cartellina della live, ho fatto una cartella source e qui la chiamiamo esempi, anzi, Exploring Python, non so come lo possiamo chiamare. Quindi, così abbiamo creato un progetto, possiamo andare ad aggiungere dei file. Da cosa potremmo partire? Beh, partiamo dalle cose molto elementari, ad esempio questo file. Intanto lo svuoto tutto e poi magari me lo vado a salvare. Ok. E che nome gli diamo? Beh, iniziamo, magari lo chiamo
Fatemi pensare un attimo a come potrei. Allora, diciamo che facciamo una cartella, chiamiamo Hello World. Ok, quindi questo lo potremmo chiamare li metto numerati perché sono un po' più comodi da gestire, almeno finché non dobbiamo importarli, quindi qui sono da aggiungere a mano, aggiungi subfolder. Ah, però questa ok, la va a creare lui, giusto, giusto, giusto. Adesso mi metterò, appunto, sfrutterò già una funzionalità del mitico ambiente mettendo questa nei favoriti, così. Anzi, pardon, vado direttamente su questa che vediamo se me la ritrovo. Sì, ok. Così vedo già i miei file, ma è forse più comodo evitare il progetto e usare direttamente il file explorer. Tanto noi lavoriamo su un file alla volta al momento, quindi non è che ci interessi più di tanto. Però sì, interessante comunque il fatto di poter gestire in entrambi i casi. Allora, dicevamo che potremmo fare come Hello World, ci potremmo mettere. Ci potremmo mettere un po' di istruzioni sperimentali, ad esempio stampare il nostro Hello World, però non direttamente con la print, ma ad esempio creando una variabile message hello world print message. Questo è un esempio di script molto molto elementare. Vediamo se funziona la run che invoca l'interprete e qua sotto compare hello world e quindi troviamo il nostro output. Ci sono un sacco di opzioni. So se c'è modo di averlo un po' più integrato, ma grosso modo da Visual Studio Code più o meno lo utilizza allo stesso modo, quindi interpreter editor option. Ah, cavolo, abbiamo font anche per il nostro interprete, quindi se voglio renderlo un po' più grande. Ah, interessante, quindi oltre all'editor anche l'interprete è customizzabile come editor, sia come tema, pure il tema in maniera completamente separata, quindi se scriviamo questo pezzo di codice possiamo customizzarlo andando a cambiare un po' lo stile tra quelli che abbiamo a disposizione, quindi forse hanno fatto più cura nella customizzazione di questo ambiente che nel. Quindi in questo caso abbiamo fatto una variabile Hello World e poi la andiamo a stampare. Ecco, qui ci sono ovviamente altre caratteristiche di questo ambiente, tipo scrivo, vabbè, ora me l'ha completata in automatico perché c'era solo quell'alternativa, però se inizio a scrivere PR e faccio un CTRL spazio, abbiamo anche come dire, il Code Insight, una sorta di IntelliSense che ci aiuta. E ci propone ad esempio print e ci dice print the values to a stream o standard output by default, quindi ci dà la guida, ci fa vedere i parametri. Nel momento in cui apriamo la parentesi, ci dà anche un suggerimento sui parametri da passare. Quindi qui scrivo message che è il nome della variabile, oppure scrivo ME e CTRL spazio abbiamo ovviamente le nostre alternative tipo il nostro message. Global variable definito nel modulo tipo str, quindi l'ambiente indovina che si tratta di una stringa e qua già iniziamo a vedere un po' di come dire di particolarità di Python, ovvero dichiara una variabile, si mette l'identificatore uguale e il valore. E la variabile presto detta è dichiarata. Questo non vuol dire che noi non si possa andare, direi, a cambiargli
il valore, quindi come vale per la maggior parte dei linguaggi di scripting. Se io lo lancio, abbiamo questo output hello world, è 1, 2, 3, perché la variabile non è tipizzata in maniera forte, cioè il suo tipo equivale al tipo del valore che contiene, quindi come vale ad esempio per JavaScript o per altri linguaggi prevalentemente dinamici, una variabile non è necessariamente collegata a un tipo che nasce e muore con quello, ma viene di volta in volta il tipo può cambiare a seconda del valore che noi andiamo a impostargli all'interno. E per dichiararla basta mettere nome uguale. Quindi qui la stiamo dichiarando e assegnando, qui la stiamo fondamentalmente riassegnando a un altro valore. Con un doppio clic fa questo highlight che sì, può essere comodo, ma non so come si spegne. Devo imparare un po' gli shortcut, quindi diciamo che qui forse avessi scritto già dall'inizio questo message, ecco, diventa intera, quindi ovviamente qui mi suggerisce stringa nonostante la riga prima venga riassegnato un intero. Questa è una limitazione probabilmente dell'IDE, ma che magari possiamo trovare anche in altri ambienti dove il suggerimento viene dato. Cioè, al momento della creazione della variabile viene assegnato un tipo e l'IDE più o meno ci suggerisce sempre quello, perché comunque dovremmo cercare di non mescolare tipi, cioè di non prendere una variabile e assegnargli valori diversi, tipi diversi, cercare di stare un po' attenti su queste cose. Che altro possiamo fare come hello world? I valori ovviamente possono essere cambiati in qualsiasi momento, come abbiamo visto. Nei nomi di variabili possiamo mettere delle lettere, dei numeri, degli underscore. Non possono iniziare con un numero e neanche avere degli spazi, quindi. E ovviamente non possiamo usare le keyword come nomi delle variabili, ma questa è una cosa a cui siamo generalmente abituati anche con gli altri linguaggi, quindi qui vale ovviamente ci sono le stesse convenzioni. Il linguaggio. Così lo testiamo. Ah, mannaggia. È troppo intelligente. Volevo fare una prova di, come dire, di case sensitive o insensitive, ma no. Print is not defined, quindi c'è differenza nel case, e per le variabili si usano le minuscole. Le minuscole sono ammesse ma hanno degli altri significati, però come si vede qui ci sono ovviamente, se proviamo a fare, non me lo lascia fare come. Vuole decidere lui. Ah, che era utile. Vedete che ci sono. L'ambiente già un po' mi aiuta, e quindi. E fratello mio di Copilot che prima ti porta sul livello, poi ti porta in esperienza. Beh, l'esperienza sicuramente ce l'ha più alta del mio, quindi buonasera, ben arrivato. Quindi questo si usa, ma si usa per altri scopi, il maiuscolo, però appunto bisogna sempre fare attenzione, soprattutto per chi lavorando in Delphi, che è il Pascal, che non è case sensitive come Visual Basic, non ci fa caso. Io generalmente, come dire, anche se il case non è importante, cerco di mantenere sempre lo stesso, perché le convenzioni nel coding sono assolutamente importantissime, almeno per me.
per me lo sono, quindi ok, qui direi che ci potremmo aggiungere un commentino tipo dichiarazione base di una variabile, ok, e qualche elemento di sintassi, quindi abbiamo messo il cancelletto davanti per fare il commento. Abbiamo visto, attenzione al case, ok. Poi abbiamo questo l'ho tolto, magari ce lo lasciamo che può essere utile vedere che una variabile dichiarata può essere sempre riassegnata a un altro valore anche di tipo diverso. Quindi questo viene determinato a runtime, ovviamente, quindi vale quello che vale per tutti i linguaggi più o meno di scripting. Altra cosa, ok, che potremmo vedere, vabbè, questo ovviamente molto, siamo molto molto a livello molto molto elementare, certamente, però mi ricordo, c'è una cosa carina che mi piacerebbe, solo che questo ambiente mi sa che vediamo se me lo lascia fare. Una cosa del genere. Adesso lo salvo, non mi ha corretto stavolta, quindi ma non vorrei che fosse perché non è abbastanza diverso. No, mi dà il traceback, ma mi dice "This name is not defined". Io una volta ho provato che interprete stai utilizzando, perché magari è un problema dell'interprete e questo è strano. Setup Python version, abbiamo questo, quindi mi apre il prompt, non mi interessa. Possiamo aggiungere una nuova versione di Python, no, non è questo il caso. Qui non me lo dice, però un'altra volta che mi era capitato un errore di questo tipo, nel messaggio di errore mi era comparso anche una sorta di mi diceva "il nome non è definito, message", non è che per caso intendevi, e mi suggeriva nel traceback il nome corretto da usare, quindi mi dava proprio un suggerimento orientato a, cioè aveva capito che probabilmente intendevo un nome di variabile, ha trovato un'assonanza e mi dava un aiuto in questo senso. In questo caso da un errore basta. Oh, appunto, già che ci siamo, vediamo il traceback, è quell'output che appunto di trace, di tracciamento, che ci viene fornito nel momento in cui il programma va in errore. Quindi a meno che noi non ci mettiamo a gestire gli errori in qualche modo, il nostro script, ovviamente, nel momento in cui l'interprete incontra un errore, si ferma e stampa il cosiddetto traceback, ovvero ci dà l'elenco, lo stack delle chiamate, partendo dal punto in cui si è verificato l'errore, risalendo fino ad arrivare allo script, ovviamente in esecuzione. Quindi c'è lo stack completo delle chiamate, un po' come lo stack trace che troviamo nelle eccezioni di linguaggi che sono un pochino più, come dire, sono tipizzati. Quindi da questo punto di vista, nulla di nuovo. E generalmente è un output abbastanza ricco, cioè qui ci fa vedere che
nel file appunto della live, hello world, linea 13, nel modulo c'è questa istruzione, ci stampa istruzione, name error, il nome non è definito. Poi in qualche modo, non so perché non lo fa qui, ma adesso riprovo magari qui direttamente nell'interprete a fare una cosa del genere e fare un print ad esempio di una variabile leggermente diversa, ma non me lo suggerisce più. È peccato perché l'avevo trovato molto interessante. Ok, questa è la stampa. L'ho trovato molto interessante perché a volte un typo può sempre scappare. Il fatto che suggerisca come dire, la possibile risposta giusta era un valore aggiunto. Quindi, ok, fin qui direi niente di, come dire, niente che possa essere considerato come insormontabile. Vediamo un po' nel dettaglio, visto che le abbiamo già usate. Le stringhe, quindi io cosa vado a fare? Mi vado a fare un new nuovo file, new Python module, me lo vado a salvare qui, stiamo sempre qui, l'estensione ce la metti tu, no? Sì, ok, e così li abbiamo tutti, come dire, qui a questo livello. Ok, qua c'è il nostro file. Questo è il template ovviamente del file vuoto, tiro via tutto perché poi leader al momento del file non ci interessa. Non è che c'è un problema di configurazione del lead che suggerisce la correzione, ma a proposito, giusto, devo testare una cosa che poi non ho testato per vedere se funzionava. Potrebbe essere forse un qualcosa di un linter o qualcosa del genere, magari si potrebbe dare un'occhiatina. Id option, editor option, forse nell'editor, no, ma l'editor è più orientato alla parte di proprio di editing. Vediamo se nelle opzioni del leader interprete Python, clear output before, allora clear output before run lo metto a true, interprete interno nascosto no, perché più exception, post mortem on exception, proviamo a abilitare questo post mortem on exception che mi piace molto come. E adesso lo rieseguo, così ha fatto un clean. Sei in post mortem analysis mode, puoi esaminare il call stack, evaluate expression. Ah, bellissimo, quindi con questo post mortem praticamente a fronte dell'eccezione viene fuori l'errore, lui si blocca, si ferma. Però abbiamo la possibilità di, ci vorrebbe il desktop giusto, ma lo possiamo andare a impostare, debug, ci dà la possibilità di, come dire, analizzare la scena del crimine, quindi andare a vedere le variabili che valore avevano, qui sotto, gli output, i messaggi, messages not defined. E quindi di fare delle indagini, stop, e se facciamo abort ovviamente stoppiamo questa roba interessante, però o è sempre attivo, è sempre, l'attiviamo proprio noi, quindi in caso di errore ci viene attivato. Cioè il PM è il pubblico ministero, quindi siamo sotto indagine, quindi andiamo a vedere se c'erano delle altre opzioni, perché io le ho viste poi, già queste erano molto interessanti. Allora, al momento diciamo pretty print output, ok, engine type,
Se metto internal, cosa succede? Andiamo a vedere se i file before run, se i history. Internal Python Engine, adesso lo lancio. Ah, questo interno, eccolo, adesso è uscito. Vedete qua sotto c'è did you mean message? Poi mi ricordo che anche con c'erano più S, io l'avevo lanciato e è diventato troppo diverso, però fino a un certo livello capiva che, esatto, name error message, did you mean message, quindi dà proprio il suggerimento, ok, adesso funziona, usando l'interprete interno proprio embedded nell'applicazione. Prima avevamo quello remote, che tra l'altro dovrebbe essere anche più lento, quindi forse questo fosse fatto apposta per... E quindi adesso si è abilitato. Quindi sgrufolando nelle opzioni, ma perché ce ne sono tantissime, non ci ho voluto perdere troppo tempo, però c'è SSH, c'è integration, c'è un po' di... sul Project Explorer, espanso, non espanso, ci sono... dalle cose più banali alle cose più... vabbè, la stilizzazione della finestra direi che è di base, quindi lasciamolo così che mi sembra che sia più responsivo e quindi comunque abbiamo trovato l'opzione vera e propria, quindi... ok, no, dicevamo, quindi eravamo qui. Adesso torno nel mio layout per il coding. A proposito, appunto, dicevamo delle stringhe. Quando la live è attiva, il refresh grafico è un dramma. Abbiamo questo modulo, però preferisco rimanere qui nel File Explorer. Proviamo un po' di... Hai pensato di usare VS Code come IDE? Lo trovo molto comodo per Python. Sì, l'ho usato, ho usato, mi scordo sempre di fare una prova. Per vedere se si vedono le domande in chat, ma perché devo ancora configurarlo in maniera corretta, quindi non è detto che. Non è detto che si vedono, infatti non mi sembra veder apparire nulla per qualche motivo, ma mi sa che non funziona. L'ho configurerò un po' con calma. No, l'ho utilizzato assieme a PyCharm e diciamo che comunque è l'editor che grosso modo preferisco utilizzare fra tutti, però ci tenevo a vedere questo perché comunque è apprezzato e ha un sacco di funzionalità e quindi sì, anche quello di Visual Studio Code è abbastanza interessante perché comunque oltre a quello ci sono una marea di plugin che si possono utilizzare, però anche questo che è open source e funzionale. Mi piaceva questo PyScript, mi piaceva dargli una chance e vedere un po' le funzionalità che offriva e quindi però sì, diciamo l'editor è abbastanza non dico irrilevante, indifferente, nel senso che ognuno sceglie il suo e comunque sì, generalmente Visual Studio Code lo prediligo un po' per altre attività anche sul web, però sì, è senz'altro interessante. Strings, quindi qui che andiamo a fare? Andiamo a sperimentare un po' con le stringhe, ovvero un po' di codice che mi ero già scritto. Ad esempio, fare una stringa, la stringa l'abbiamo già fatta, quindi questa è una stringa. Ok, anche questa è una stringa. Anche questa è una stringa, quindi la stringa ha tendenzialmente questi doppi apici, ma ce ne sono
di diverso tipo. Ci sono, possiamo usare, se non ricordo male, sia le virgolette che l'apice singolo. Quindi possiamo, mettiamo che dobbiamo scrivere, non so, mi illumino d'immenso, che ha due apostrofi. Direi che usare le virgolette è senz'altro la scelta migliore. Se invece dobbiamo scrivere questo è un programma, mettendo programma tra virgolette perché non è assolutamente un programma, o meglio, è un programma che fa schifo, invece di usare appunto le virgolette, mettiamo gli apici e le virgolette le usiamo per il testo. Quindi questo è come JavaScript. Si utilizza l'uno l'altro e all'interno ovviamente possiamo variare, perché nel momento in cui iniziamo con l'apice, chiudiamo con l'apice, con l'apostrofo, se usiamo le virgolette, usiamo le virgolette. Ho scritto tante valori, ma adesso gliele faccio stampare tutte, così vediamo cosa esce fuori. E qua c'è l'output, questa è una stringa, anche questa è una stringa. Mi illumino d'immenso e questo è un programma, è scritto, in questo caso abbiamo variato, abbiamo messo gli apici e quindi le virgolette le possiamo usare all'interno. Script run, ok, quindi c'è proprio il feedback, per cui mi illumino di meno, giustamente. Sto scrivendo codice anch'io, ci facciamo compagnia. Beh, più che giusto, infatti molto spesso io le metto come sottofondo. Sto installando un SDD su un SDD e solite per me, io il portatile prendo 1 tera di disco solido perché per me è imprescindibile per poter lavorare correttamente. Piuttosto rinuncio. Ah, c'era anche, facciamo anche questo esempio. Ho esclamato: quanto è bello Python! Vabbè, insomma, direi che il messaggio è chiaro, non è che ci sia poi tanto da tirar fuori da qui, quindi questo direi che è abbastanza basilare. Oh, diventa già più interessante se andiamo a vedere un pochino dei metodi che le stringhe hanno. No, mi faccio un altro file così. Questo lo chiamo 03, come lo chiamiamo case, oppure string function, non lo so, lo chiamiamo case, fa lo stesso. Che ci mettiamo? Ad esempio, movie name. Allora, qui io seguo, so che c'è gente che sviluppa in Delphi, quindi io seguo le convenzioni del linguaggio e le convenzioni del linguaggio prevedono che le variabili comuni siano scritte in minuscolo e abbiano l'underscore dove normalmente ci sarebbe uno spazio. Quindi ovviamente si può provare a fare print di un'operazione aritmetica. Scusami, mi è sfuggito il commento. Intanto benvenuto, visto che partecipa alla chat per la prima volta. Effettivamente non ci abbiamo neanche provato, è un Hello World sicuramente più interessante ah no, qui non ci arriviamo perché poi scoppia, quindi sì, comunque ce la faccio a scrivere. Ad esempio possiamo scrivere 3 più 2, possiamo scrivere 3 per 2 è ovviamente il buon. Ok, prima di scoppiare, come fa? Perché c'è l'istruzione, mi scrive 5, 6. Forse ce l'ho dopo qualche esempio proprio di operatori matematici, ma giusto per vedere quali sono, quanti sono e quali sono in maniera veloce. Però sì, si può fare il print anche di quello tranquillamente, come si vede. Anzi, forse è una delle prime cose che viene fatta prima di quelle che ho fatto io. Dicevo, quindi qui usiamo il minuscolo e un underscore,
Mentre ad esempio in C Sharp magari lo scriveremmo così, in JavaScript pure, in Delphi lo scriveremmo così, se un tipo così. Insomma, ogni linguaggio ha le sue convenzioni e noi le rispettiamo, perché poi quando andiamo a vedere il codice che magari hanno scritto altri, se lo troviamo convenzionalmente diverso, non ci capiamo più un tubo. E quindi io metto lì un nome di film. Voglio metterci un bel nome di film lungo. Allora, chiama metalmeccanico e parrucchiere in un turbine di sesso e politica. Si chiamava così il film della Wertmüller con Pianta, quello con Solenghi. Lo metto così perché ci sono delle funzioni un po' interessanti. Allora, intanto, per essere sicuro di quello che c'è lì dentro, ce l'andiamo a stampare. E fin lì direi che non ci piove. Però poi voglio stamparlo di nuovo usando, da notare che se scrivo il pezzo me lo completa in automatico dopo qualche istante, usando dei metodi tipo upper, e poi ovviamente non poteva mancare lower, ovviamente per fare il maiuscolo è tutto il minuscolo. E ce n'è un altro più interessante che invece è title. È interessante perché magari c'è anche la guida se ci andate sopra, oppure se fate the return version of the string where each word is title case. Quindi praticamente dice: ti faccio il title case della tua stringa, che se uno non sa che cosa vuol dire, non riesce a capirlo. Quindi se io lancio questo riesco a spostarlo qua sotto, cioè all'interno del messaggio, ma non, ah no, rimane proprio sulla base. Ok, se noi lanciamo otteniamo questa bella roba qui. Il valore originale, poi otteniamo tutto il maiuscolo, poi tutto il minuscolo, magari variamo, mettiamo solo iniziale maiuscolo così vediamo le differenze. Quindi qui è naturale con iniziale maiuscola, qui è tutto in maiuscolo, qui è tutto in minuscolo, qui è praticamente c'è la maiuscola all'inizio di ogni parola, che è un po' l'abitudine che si usa per i brani musicali, titoli di canzoni, titoli di film. E quindi poi c'è chi scrive le variabili come li gira, si chiama offuscamento. No, offuscamento è anche lecito, sì, è l'offuscamento naturale, cioè, però non è fatto per cioè, togliere, escludere dalla vista quelli che vogliono impadronirsi del sorgente, ma quelli che ci devono lavorare. E quindi e quello sì, quello è uno dei problemi. No, per cui questa funzione title è già interessante, perché se abbiamo delle parole separate oppure il classico nome e cognome, c'è già qualcosa che ci produce una versione un minimo formattata di questa stringa. Quindi niente di che, però come sempre sono già funzioni che troviamo built-in perché possono tornare utili nella manipolazione di dati. E quindi chi ha fatto interprete ovviamente ha già dotato le stringhe di questa, di quest ad esempio questa funzione, che sembra è un po' un di più, ma comunque fa già parte delle funzioni che noi troviamo incorporate nel linguaggio. Un'altra feature molto interessante del linguaggio Python è l'interpolazione, ovvero come funziona. Salviamoci il modulino, allora, interpolation, quindi le classiche quando facciamo le format e quelle robe lì, quindi niente di che. E come si ottiene? Ad esempio, mettiamo una variabile first name, quindi il nome, e ci metto ad esempio il mio nome tutto in minuscolo. Last name, metto il mio cognome, e
ad esempio, voglio combinare il nome e il cognome, quindi creare una variabile full name, ok, che verrà valorizzata in un qualche modo e poi io me la vado a stampare. Comodo che io scrivo, non devo neanche premere un tasto, lo fa proprio da solo. Come le combino? Allora, ovviamente una cosa che potrei fare e potremmo testarlo è banalmente usare questo operatore e provare a fare la concatenazione in questo modo. E di per sé funziona, ha fatto play. Però c'è anche la possibilità di usare l'interpolazione, ovvero come si ottiene. Prendiamo una stringa tradizionale, ci mettiamo davanti una F, a questo punto la stringa supporta l'interpolazione, quindi la F è un po', richiama un po' il format, quindi quello che in vari linguaggi sono le stringhe di formattazione. Cosa combina questa F davanti alla stringa? Attiva dei marcatori che possiamo usare nella stringa per iniettare delle variabili dall'esterno. Ad esempio, se io qui scrivo con queste graffe una cosa del genere. Spero di averla poi scritta giusta. Ok. E poi lancio, vediamo se lui correttamente mi concatena e mi scrive i valori. Quindi questo spazio è stato inserito letterale dove ci sono queste graffe. Noi possiamo prendere qualcosa dall'esterno, in questo caso la variabile, e metterla all'interno. Una cosa che vorrei provare, ad esempio, è questa per capire se, esatto, se funziona esattamente come ci aspettiamo. Ha stampato 5 perché qui praticamente è come iniettare un'espressione, quindi l'espressione può essere banalmente il nome di una variabile oppure anche un'operazione aritmetica di per sé che viene valutata, quindi è sempre un interprete, quindi l'interprete valuta l'istruzione, valuta il risultato e inserisce il dato. Quindi viene valutata, quindi non la scrive letterale, ma mette lì dentro ovviamente il risultato. Quindi questo era giusto per provare il meccanismo. Ovviamente senza questa F davanti diventa una stringa normalissima e la magia non succede. È questa che va a indicare a Python che si tratta di una stringa con un'interpolazione e quindi quello che c'è prima di essere preso letteralmente va valutato e elaborato. Come potremmo quindi poi ad esempio in questo caso il mio nome viene messo con le minuscole ma non è proprio il massimo, quindi noi potremmo fare il title del nome del cognome, oppure qui potremmo dire faccio il title di questo, ok, e se vado a ristampare mi trovo che ho a questo punto le iniziali maiuscole per effetto del title. Quindi qui interpoliamo, facciamo una stringa, essendo una stringa poi possiamo accodare quello che vogliamo. Se avessimo magari dovuto utilizzare questa stringa in altro contesto e formattarla solo per la visualizzazione, cioè qui, potremmo farlo anche direttamente qui, nulla ce lo vieta. Cioè di tenere il valore, poi quando lo vado a stampare, essendo una stringa, gli accodo il title in modo da. Se dovevo scrivere ciao, nome, cognome formattato, allora potremmo in questo caso andare ulteriormente a fare un'altra operazione, ad esempio dire qui devo scrivere ciao, sono al punto di prima, potrei scrivere ciao e poi mettere di più. Oppure di nuovo abilitare l'interpolazione. Ok, cosa devo scrivere? Ciao, virgola, e poi mettere qui dentro il full name, però con punto title per formattarlo, e poi in fondo punto esclamativo. Come stai? Cosa del genere. Quindi stiamo usando l'interpolazione per costruire una stringa con delle parti letterali, più questa parte tag graph è qualcosa da valutare, che è una variabile con chiamata anche del metodo, cioè quindi possiamo utilizzarla anche in questo modo. E il risultato ovviamente è questo qui sotto, ciao virgola, poi la stringa formattata, questo title,
Quindi non è che vadano solo variabili, quello che scriviamo lì viene interpretato, l'importante è che dia un risultato che poi viene convertito in stringa e inserito dentro quindi possiamo interpolare a qualsiasi livello ci faccia piacere farlo. L'alternativa all'uso dell'interpolazione è usare le stringhe di formattazione. Quindi queste si chiamano, se non ricordo male, in gergo tecnico le F-string, perché hanno la F davanti, quindi come c'è la F-word, no, quella non c'entra niente. E quindi in questo caso abbiamo le F-string. Le normali stringhe possono essere interpolate chiamando un metodo format, cioè l'equivalente del codice che c'è di sopra può essere scritto in questo modo. Ciao, virgola, quindi una stringa normalissima senza la F davanti. E poi qui ci va, non so, il nome e poi il cognome, oppure solo questo dato. Ho avuto un colpo, ho il volume degli effetti alti. Grazie per il follow, Alessandro Trust, quindi uno di cui ci si può fidare. Visto il trust, ok, siamo in vena di battutacce, ma stiamo scrivendo codice alle 11 di sera e qualcuno anche da casa, quindi meno male che è semplice, è solo di. Quindi qui possiamo scrivere ciao e questo scritto così vuoto è un segnaposto. Bella storia delle F-strings, non le avevo mai incrociate. Sì, infatti anch'io quando le ho viste ho detto, beh, è comodo perché, cioè, mi piace di più, ad esempio, della scelta di JavaScript di usare quell'accento maledetto, quello, il tick, quindi. Ho provato a realizzare una variabile aggiungendo upper e ha funzionato. Scritto cognome tutto maiuscolo, certo che funziona. Quindi interpreta, quindi va, come si dice in questo caso. No, sono molto comode perché in JavaScript si usa l'accentino, questo qui, per fare un'interpolazione, quindi hanno un altro separatore. Invece questo F davanti mi piace di più, mi sembra più leggibile come. No, dicevo, l'alternativa è usare una stringa normale e poi chiamare format. Questo format cosa fa? Prende questo come template e dice ok, ovunque io trovi un segnaposto te lo sostituisco col valore. Quindi qui format gli andiamo a mettere ad esempio full name e poi gli mettiamo anche title così lo formatta. Quindi qui potevamo scrivere ciao e poi questo come stai? Quindi qui questo non è più un'interpolazione, è solo qualcosa che poi viene letta dalla format per dire ok, prendo il primo e ti metto il valore, te lo inserisco lì e se ne trova altri, via, via discorrendo. Questo può essere comodo perché poi magari qui potremmo dividere le istruzioni, andare a capo, fare un po' di. Perché questa potrebbe diventare anche molto lunga interpolando delle variabili. Quindi. Le alternative sono un po', se vediamo l'output è proprio identico, quindi sono proprio le due alternative nel fare la stessa cosa, quindi è proprio direi uguale. Che altro si potrebbe fare? Sì, oppure fare il title di tutto, ma vabbè, direi che comunque l'esempio è abbastanza calzante, abbiamo creato anche questi file. Altre cose che potremmo vedere ovviamente anche in questo linguaggio ci sono come dire caratteri di escape. Adesso non so se vale la pena farci un modulo a parte, ma beh, questo può essere anche utile. Escape, per dire, qui si potrebbe fare in questo modo. Io faccio un print, ok, e vado a fare, ad esempio, voglio stampare Python e metto una tabulazione, metto slash t versione 3. Cos'era? 3.10, c'è scritto lì sotto, ce l'abbiamo qua sotto con. Tra l'altro si può andare a cambiare direttamente
la versione direttamente da qua, è abbastanza comodo. Modalità insert, debugger state ready, piace questo ambiente, non è male. In questo caso scegliamo la tabulazione, vedete che qua ha messo questo e poi ha saltato, ha zompato, quindi non so se vogliamo stampare, non so, insalata, caprese, ok. Barra n, quindi due ritorni a capo, ingredienti, e mettiamo gli ingredienti, poi facciamo print, barra t, mozzarella, print, barra t, pomodoro, poi che altro c'è? L'origano, c'è il basilico forse, e poi c'è l'olio, vabbè, non è che deve essere proprio l'olio evo. Ho imparato dopo che sta per extravergine di oliva. Io avevo una punto evo, pensavo fosse l'olio della mia macchina. E stampiamo questa roba, otteniamo, diciamo, diamo un minimo di formattazione, cioè c'è un nome, c'è un ritorno a capo, un altro ritorno a capo, c'è questo che sta all'inizio e questi stampati con la tabulazione ovviamente lasciano lo spazio, qui non ci sono spazi, ma è proprio un tab. Ovviamente barra n, barra r, ritorno carrello, il tab, tutti quei caratteri non stampabili. Se volete stampare uno slash, ovviamente ci vuole il doppio slash, eccetera, e quindi è il modo che abbiamo per esprimere i caratteri di escape. Qui dove sono io tra poco inizia il temporale, se mi sconnetto è contro la mia volontà. Speriamo che non arrivi anche qui perché oggi c'era un po' di trambusto effettivamente. Quindi anche qui più o meno nessuna novità, non abbiamo nulla di più, nulla di meno di quello che più o meno siamo abituati a vedere anche negli altri linguaggi. Stessa cosa dicasi. Mi piace fare dei moduli a parte perché sono più testabili. Delle funzioni ad esempio di trim, cioè se noi abbiamo una bella variabile ok con scritto qui ci sono degli spazi all'inizio e alla fine, la andiamo a stampare, no, il punto e virgola è un retaggio di e ci mettiamo ad esempio, usiamo la concatenazione che è più non lo so, facciamola così. Ci metto quello uguale. O potrei metterci un asterischino, non so, qualcosa che fa un po' da delimitatore per capire come è fatta la stringa. Quindi così vediamo se ci sono degli spazi. Quindi text dovrebbe stamparlo esattamente com'è. Però abbiamo ad esempio rstrip che toglie ad esempio gli spazi a destra, questo toglie gli spazi a sinistra e questo strip non spoglia, non c'è un striptease, ci va a eliminare gli spazietti all'inizio e alla fine della stringa. Se noi ci stampiamo questa roba e guardiamo l'output qui sotto, vediamo che qui ci sono tutti gli spazi, qui ci sono degli spazi all'inizio, ma alla fine non c'è niente. Qui li ha tolti all'inizio, me li ha lasciati alla fine, che è l'L-strip, e qui li ha tolti tutti, quindi questo è l'equivalente, infatti io lo skip l'ho chiamato trim, ma perché mi viene in mente sempre il trim, del classico trim sulle stringhe, quindi niente di trascendentale, tutta roba molto 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 easy, e roba che si trova un po' più o meno dappertutto. Ecco, siccome si parlava di aritmetica, ok, prepariamoci uno scrippettino, chiamiamolo numbers, non saprei come definirlo, e vediamo un po' gli operatori aritmetici, visto che qualcuno anche in chat scriveva qualcosa del genere. Oh, interessante anche qui, close all, close to the right, read only,
copio il nome del file, massimizza, poi c'è l'accesso agli altri file, le opzioni dell'editor, c'è proprio tutto il gutter. Col gradiente c'è proprio tutta la configurazione dell'editor. Cosa dicevamo? Ah sì, mettiamo giù ad esempio un po' di tipi numerici. Partiamo da quello che è l'intero, tipo, vabbè, qui uso n perché voglio essere il più comodo possibile. Non so perché mi viene da scrivere prunt. N uguale a 10, quindi quando abbiamo un numero, intanto se vogliamo convertirlo in stringa possiamo sempre farlo. Abbiamo una funzione str che converte in stringa qualsiasi cosa, quindi abbiamo ovviamente anche l'opposto, se non ricordo male, ovvero converte number o string to an integer, quindi qui se scriviamo 10. Torniamo ad avere ovviamente il nostro. Questa è la nostra stringa e qui torniamo ad avere il nostro numerello, quindi possiamo passare dall'uno all'altro. Che altro potremmo fare? Ah, giusto, vediamo le operazioni principali, quindi una volta uno spaghetto, direi si leggerà perché la 7 sarà, grazie per il follow, sarà un modo fantasioso per fare la T. Dicevamo, siccome è stato chiesto, facciamo un po' di prove, ad esempio con qualcosa del tipo 3 più 2 e lo stampiamo, 3 meno 2, proviamo a stamparlo. E poi che abbiamo ovviamente la moltiplicazione, quindi nessun terminatore nelle istruzioni. Abbiamo ovviamente la divisione, ok, così vediamo anche che cosa viene fuori. E ci abbiamo quello che è il modulo, quindi direi che quelli abituati a Visual Basic già questo lo conoscono. Quindi lui stampa 10, che è il primo, poi 10 sotto forma di stringa che viene stampato uguale, e poi il 10 che è la conversione, 3 più 2, 3 meno 2, 3 per 2. Qui la divisione ci fa un numero con la virgola. Ok, e questo stampa 1 che è il resto della divisione, è il modulo, quindi la divisione se la voglio intera devo o fare così o arrotondarla in qualche modo, quindi trovare un espediente, ma quello eventualmente poi ce lo vediamo in seguito. E così c'è anche un po' di cose aritmetiche. In realtà abbiamo anche un altro po' di cose carine. Ecco, una cosa che ad esempio in Delphi ci manca è una cosa del genere. Questo operatore che fa la potenza. Se non ricordo male, raddoppiando praticamente il simbolo della moltiplicazione, che è anche abbastanza intuitivo. Fa una potenza, ovvero fa 3 alla seconda, cioè 3 per 3, quindi 3 alla terza, 3 per 3 per 3, viene fuori 27, e quindi è anche abbastanza intuitivo perché ovviamente così ci si ricorda che essendo una moltiplicazione, chiaramente se vogliamo moltiplicare, avere ad esempio, non so, un milione, dobbiamo moltiplicare, forse con una cosa del genere potremmo già direttamente fare un, esatto, una cosa, mettiamo la potenza e abbiamo già il moltiplicatore
Ovviamente, come tutti i linguaggi, poi viene rispettato l'ordine delle parentesi, quindi qui se facciamo 3 più 2 per 4 e ce lo stampiamo, questa espressione, avremo 11 che fa 2 per 4, 8 più 3, 11. Se vogliamo dare noi l'ordinamento, dobbiamo ovviamente usare, avvalerci come sempre delle parentesi. Questo, come qualsiasi linguaggio, anche il più becero, quindi in questo caso è 20, perché abbiamo 3 più 2, 5 per 4, 20, e quindi in questo caso mettiamo, siamo noi che mettiamo l'ordine. Grazie, prego. E così li abbiamo sviscerati un po' tutti, però sì, su questo non ci sono, come dire, cose, almeno per il momento, particolari, ce ne saranno, però più che altro su, ecco, sui float, magari diamo un'occhiata in più. A livello letterale, i float li possiamo esprimere con questo formato, cioè se noi usiamo, se noi scriviamo ad esempio 1 è intero, 1.2 o 1.0 è sempre un, come dire, un valore che vale 1, però in questo caso diventa già un decimale. E qui ci verrà fuori già un valore con la virgola. Penso che basti che solo uno sia così. Adesso ammetto che qui facciamo conto pari, e quindi vedete che 0.1 più 0.9 non ci dà 1, ma scrive 1.0, quindi quel punto 0 è il modo che ha la stampa per dirci vale 1, ma occhio che è un 1 è un 1 float decimale, e quindi va interpretato in questo modo. E anche qui ovviamente possiamo fare tutte le cose che vogliamo, su anche sui valori float possiamo divertirci. 0,5, come per tutti gli altri. Bisogna sempre stare attenti all'arrotondamento della CPU, perché il float sapete che è un errore di precisione e quindi non potrebbe non essere adatto a rappresentare dei valori, come ad esempio delle valute, o in ogni caso bisogna fare attenzione. Quindi questo, per il resto, sono paragonabili benissimo a quello che troviamo tipicamente negli altri linguaggi, niente di più, niente di meno. Poi vabbè, qualche esempio di mixaggio tra le due cose l'abbiamo fatto. Quando dividiamo numeri interi, se non ricordo male, quello che otteniamo è comunque sempre un float. Quindi dobbiamo sempre arrotondarlo nel momento in cui ci interessi prendere solo la parte intera. C'è una peculiarità che tra l'altro i delfisti conoscono, perché è stata aggiunta anche in Delphi nell'ultima release, e proviene da qua, questa, diciamo, se non ricordo male, la possibilità ad esempio di mettere degli underscore all'interno dei numeri, tipo io scrivo Universe Age, età dell'universo, posso scrivere, se cioè ho delle cifre molto grandi, una cosa del genere, cioè posso usare l'underscore per separare, ad esempio, in realtà non so neanche se il dato è giusto, ma per separare delle cifre. Questo mi può essere utile in diversi modi, cioè non è che è un separatore di migliaia, è un separatore, avevo già completato, bravo, che viene ignorato, e quindi io lo posso usare nella cifra per dividerla e raggrupparla come voglio, ma poi ovviamente il valore intero, cioè il valore finale, sarà questo qui. Non, ad esempio, se mi fa più comodo avere una lunghezza e voglio metterla intero, ma perché dico sono 320 e 00 di decimale, quindi io in realtà la sto scrivendo. Sto scrivendo un intero a tutti gli effetti. Aspetta che cambio il nome, che non sa mai che vado a beccare giusto giusto una funzione. Cioè
Cioè, questo è decimali, ovviamente sarà 32.000, ma scritto così magari mi dà l'idea che si è espresso moltiplicato per essere comodo, per non avere la virgola, ma in realtà la cifra, le ultime due cifre siano quello che normalmente battezziamo come decimali, quindi è un nulla vieta, valgono sia per gli interi che per le virgole, quindi se io vado ad esempio un salario, vado a prendere magari un salario di 1320 euro, punto 50, una cosa del genere. Ok, una cosa del genere. Mi piace leggere migliaia così perché ho il separatore, lo metto, il punto invece è effettivo e viene trattato e alla fine mi trovo questa roba qui. Quindi questa cosa è stata portata anche in Delphi e quindi viene usata anche lì. Il COBOL aveva una gestione di numeri formidabile, beh, direi sì che era usato proprio a quello scopo molto spesso, per cui direi che magari è stato preso da lì, perché io l'ho visto in Python questa cosa e appena l'ho visto in Python poi l'ho ritrovata direttamente in anche in Delphi, e quindi può essere comoda, non è, ci si può rinunciare, però diciamo che può essere una cosa anche utile nel suo genere. Però sì, ci sono, come dire, verso i numeri, verso l'espressività c'è un, come dire, una discreta cura da parte di questo ambiente. Altre cose che potremmo vedere, giusto per fare proprio questo viaggio di base, sì, che possiamo fare sulle variabili. Ad esempio, adesso questo lo chiamerò z8 parse assign, nomi poco intuitivi, ma assegnazione delle variabili, possiamo fare un'assegnazione, ma in realtà possiamo farne anche volendo una alla volta, ecco, quindi o meglio, quello che cerca di fare Python, se non ricordo male, è fare una sorta di unpacking di quello che c'è a destra mettendolo in quello che c'è a sinistra. Quindi questa cosa che ho scritto, adesso la testiamo, ma non è corretta. Infatti ci dà un errore. Perché lui dice non posso, come dire, fare l'unpack di un oggetto non iterabile, cioè lui qui vede un elenco tra le variabili, qui si aspetta qualcosa che possa essere iterato e che mi dia tre valori. Io ho messo un intero e questo ovviamente non è iterabile. Provo a metterne due e faccio play. L'errore è cambiato, quindi è già più indicativo. Ovvero mi dice not enough values to unpack, quindi stavolta è riuscito a fare un unpacking, a spacchettare qualcosa, perché non è più una cifra singola ma ci sono due cifre. In realtà mi sembra che dovrebbe fare l'unpacking anche se lo metto così con la sola virgola, perché se metto una cifra e metto una virgola gli sto suggerendo all'interprete che questo non è uno zero intero ma è un pacchetto di valori con dentro solamente uno zero, quindi la virgola gli dà quel suggerimento in più. Se ne metto due, quindi lui cambia l'errore perché? Perché adesso lo riconosce come pacchetto, estrae dei valori. Il problema è che si trova a estrarre due valori dove in realtà gliene servirebbero tre perché le variabili sono tre, e quindi posso fare questo tipo di assegnazione. A questo punto ce l'abbiamo fatta. E se vado a stampare, vabbè, le vedrò a zero. Che stupido, cioè, sì. Se vogliamo fare un demo sensato, facciamo così e stampiamo le tre variabili e ci accorgiamo che stamperà 1, 2, 3. Quindi ha preso questo e l'ha messo lì, questo l'ha messo lì. È un po' come l'operatore, il rest spread, quello di JavaScript. Quando, come dire, srotola degli array e si trova delle variabili, degli identificatori e li va a riempire con i valori che ci sono di là.
Ah, mi è sfuggito un commento pi greco nel senso di dov'è il pi greco? Pi greco dovrebbe essere probabilmente in un modulo, probabilmente mat. C'ha da importare. Secondo me l'avevo già cercata e trovata, perché è la prima cosa che si va a vedere in un linguaggio, se la domanda è quella. Però mi sembra che sia scollegato. PI Python, tanto si fa presto a trovare perché la documentazione è. Ci avevo quasi beccato. C'è un modulo da importare, quindi in questo caso si andrebbe a recuperare qualcosa dall'esterno. Mat. Qua ci sono tutte le funzioni matematiche che si possono trovare, radianti, logaritmo, ce ne sono truncate, ci sono dei round, e qua c'è il pi greco, è mitico, che è un float, quindi print. Così lo buttiamo lì e qua c'è, ovviamente semplificato, ma ho più bit. Mitico, buonasera. È tanto che non trovo online. E benvenuto. Stasera abbiamo cambiato, stiamo esplorando Python. Faccio uno shoutoutino, come direbbe appunto, che l'altra sera non mi funzionavano. Vediamo se è a few bit che porta retro gaming, anche se è un po' che non vedo live, mi sembra. Infatti l'altra sera ho detto, ma un po' che non lo vedo portare, perché se sì, io programmo quando sono stanco e ho finito e chiudo, vado a vedere la gente che gioca, che mi diverte di più, quindi. E few bit porta dei giochi d'epoca, ma di quelli che ci sono rimasti nel cuore, da Commodore 64 a. Sospende live per lavoro, e il lavoro può essere impegnativo. Ho fatto anch'io un periodo di pausa, però più che altro per l'ultima, per 2 o 3 lutti consecutivi, non proprio attesi, ma. Developers, 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 developers. Developers, 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 Lo sento, ma non lo vedo. developers, 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 developers. Yes! Non ho capito perché non si è visto il mitico. Ah, niente di, ormai è passato il periodo pasquale, quindi è stato un periodo un po' così, ma ne siamo usciti e proseguiamo. Proseguiamo come sempre, purtroppo c'è poco da fare, quindi ho fatto anche lì un paio di settimane di pausa. Ok, quindi qui abbiamo. No, dicevo, sentivo il buon Steve Ballmer, ma non lo vedevo perché devo Ripassi risistemare un. alla velocità luce! No, 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 la velocità luce è troppo Abbassa la lenta! velocità luce, è troppo Sì, lenta. dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata! Sento tuoni e fulmini anche qui, mi sono tolto un attimo la cuffia, quindi probabilmente tra un po' verrà giù. Ok, tornando a noi, abbiamo sperimentato questo. Ok, abbiamo già visto un'importazione, quindi così abbiamo fatto già qualcosina. Che altro potremmo vedere? Allora, come assegnazioni, ok, questa. È chiaro, si può ripetere quante volte si vuole, quindi l'assegnazione multipla è possibile purché ci sia qualcosa che fornisca un numero, come dire, sufficiente di valori per riempire le variabili che vogliamo riempire. Le costanti non ci sono in un certo senso, a meno che non venga, correggetemi se sbaglio. Non ci sono, vero, non è che non ci siano, meglio, non ci sono, nel senso che sono variabili tradizionali, però all'interno di
di Python c'è una convenzione che stabilisce, ci sono molti contesti dove al posto di una sintassi che particolare vengono usate in realtà delle convenzioni, cioè abbiamo a che fare con un linguaggio dinamico. Se prendiamo ad esempio Vanilla JavaScript, il JavaScript di base non aveva le costanti, quindi l'unico modo per contrassegnare qualcosa come una costante era usare un nome per definirla affinché lo diventasse in un certo senso, o trovare un escamotage per cui un certo valore possa essere solo letto e non scritto. In Python vale più o meno lo stesso principio, ovvero se noi facciamo una cosa del genere, ci metto anche l'underscore, così underscore rompe le scatole però alle cose della sintassi perché vedo che non me l'ho formata più correttamente. Max connection, ecco, questo è una variabile che noi ovviamente possiamo sempre riassegnare, ma se lo facciamo tecnicamente stiamo facendo qualcosa di sbagliato, perché la convenzione di usare nome tutto maiuscolo è un modo per segnalare che quella dovrebbe essere una costante, non andrebbe cambiata. Se noi andiamo a vedere, in realtà poi il valore lo possiamo cambiare, però non fatelo se trovate in altri script dei nomi espressi con questo formato. Quindi il modo per fare costanti è questo, dare un come dire, una convenzione che faccia capire che quel valore è un valore che non andrebbe modificato. Quindi questo è un po' l'interprete se ne frega, però ad esempio usando probabilmente un linter o qualcosa del genere, il linter può essere in grado di darvi delle informazioni o comunque di segnalarvelo come errore, perché magari riconosce la come dire, la convenzione usata per scrivere il codice e vi suggerisce appunto di non andare a segnare un valore a quella variabile perché è una costante. Vabbè, poi c'è quel trucchettino, questo ce lo aggiungo, ma è giusto per dello Zen di Python, che si è fatto un'importazione. Adesso chiamo Zen. Fate un'istruzione del genere, import this, mandate in esecuzione un pezzo di codice che vi scrive questa pappardella qui. Lo Zen di Python by Tim Peters. Beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, simple is better than complex. C'è tutto un po' di mantra e un po' di aforismi che probabilmente il creatore Tim Peters, non ho idea di chi sia, mia ignoranza, però diciamo un po' di regole che sono state scelte in un certo senso come mantra da seguire nello sviluppo degli standard di Python e quindi dei vari moduli, e anche un po' della filosofia con cui le varie librerie con cui poi avremo a che fare vengono progettate. Quindi questo è un po' l'obiettivo del creatore, e c'è questo easter egg, questo import this che tira fuori questo Zen di Python con queste affermazioni che vengono stampate una per riga. Questo di solito è la chicca che si fa vedere per così fare un po' di show. Allora, direi che abbiamo raggiunto le 11:40. Per stasera, secondo me, converrebbe fermarci qui, però qualcosina abbiamo già visto. Ad esempio, l'installazione che è molto semplice, usare l'interprete se potete installare e scaricare l'IDE che vi piace di più. Visual Studio Code, per utilizzarlo con Python è sufficiente che aprite un file in Python e lui, riconoscendo il linguaggio, perché il riconoscimento è integrato, vi propone in automatico di scaricare tutti i package che poi vi danno una mano. Ad esempio, vi fanno selezionare l'interprete, vi aggiungono dei comandi
nell'IDE per poter andare a, in qualche modo a supportarvi dal punto di vista della sintassi e del lancio dell'applicazione, del debug, di tutte le feature che abbiamo visto qui per fare questo Jupyter, cioè Wikipedia. For creating the team short hybrid algorithm. Perché so che non è il creatore di Python, però probabilmente è uno che ha contribuito parecchio a quanto pare. Quindi, grazie per la per la ricerca. Non volevo andarla a cercare adesso, così abbiamo visto di chi si tratta. Quindi, probabilmente questo è stato premiato con questa dedica incorporata nell'interprete. Ah, quindi se invece preferite PyCharm, ammetto che l'IDE è un po' più complesso, ma cioè molto funzionale, ma magari inizialmente ha uno scoglio un po' maggiore da studiare, perché comunque si integra con vari framework, supporta diverse architetture, ha bisogno di, come dire, di essere un attimo, di farci un attimo l'abitudine, però poi una volta che uno ce l'ha fatta è molto stabile, è molto. Anche quello è molto completo dal punto di vista delle feature, quindi questo PyScripter è una valida alternativa se usate Windows, è un'IDE comunque abbastanza. Questo IDE qui si chiama PyScripter e lo si trova nel suo sito GitHub o sul sito Embarcadero oppure su GitHub c'è comunque il link per andare a scaricare la versione. Questo forse è uno stile un po' più carino di quello che uso io, che è un po' blu. E non è comunque malvagio perché con alcune impostazioni ho visto configurandolo, insomma, è abbastanza malleabile. C'è molti package install. Sì, questo PyScripter from Greece, quindi come sponsor Embarcadero, quindi diciamo che al momento l'intenzione è quella di dargli qualche soldino e magari portare questo editor a essere un qualcosina di più rispetto a quello che è adesso, perché comunque per promuovere sia Delphi come ambiente di sviluppo, perché fate in Delphi, quindi far vedere anche un po' che tipo di applicazioni si possono realizzare, ce ne sono diversi di IDE fatti in Delphi e la potenza di alcuni componenti e gestisce Python usando dei componenti che si possono usare anche in Delphi per interfacciarsi all'interprete esattamente come questo ambiente fa per le esigenze di debug e quindi fa vedere anche questi componenti quanto sono in un certo senso curati dal punto di vista dell'integrazione, anche questa è una pagina con un bel logo, quindi sono componenti con cui si dà accesso a un linguaggio compilato, in questo caso all'interprete per rendere dinamico tutto ciò che non lo è. Quindi magari ho un programma, voglio integrare una funzione di calcolo configurabile dall'utente, gli dico se sei capace di usare Python, mi metti lì lo script e io te lo vado ad eseguire dal tuo programma e ci sono svariati demo, ce ne sono veramente tanti, 34 demo, un evaluate, definire l'espressione, importare dei moduli, importare delle classi, quindi riuscire a mettere in comunicazione i due ambienti, quello rigido e compilato di Delphi e quello interpretato di Python. Questo è molto interessante perché lato Delphi si fanno delle interfacce molto facilmente anche da paura, in 2 secondi si mettono giù, però ad esempio sul machine learning, su librerie di un certo tipo, per Delphi c'è poco, ma per Python c'è tanto e quindi unire i due mondi è una cosa che dà un certo vantaggio. E qui, infatti, qui si parla di Python Imaging Library, ci sono un po' di esempi di come andare a integrare le due cose. E quindi colmare il gap mettendo assieme due tecnologie che comunque si sposano abbastanza bene, tutto sommato, anche perché è stato fatto pure l'opposto, cioè il fatto di
andare a integrare in Python qualcosa che invece viene usato in Delphi. Avevamo fatto una live con le interfacce utente. Quindi niente, prossima volta proseguiamo con qualche esempietto aggiuntivo per approfondire maggiormente il nostro Python. Andremo poi a vedere un po' le liste, i dizionari, andremo a vedere un po' di delle architetture che hanno reso famoso questo linguaggio e consentono appunto di manipolare in maniera così facile, come si dice, i dati, come si chiacchiera, quindi blasonato. Vedremo quali sono le potenzialità che ci sono, che poi ci mette a disposizione. Guardo se c'è qualcuno live che magari si potrebbe fare un ride, non io possibilmente, qui mi vedo io. Non so perché mi vedo io. Beh, c'è qualcuno che si sta occupando di sviluppo, però qui c'è musica e quindi. E infatti volevo fare proprio un ride da lui. Che vedo che Amiga Storm Master, quindi. Che comunque è impelagato nella programmazione, per cui adesso, anche se mi sembra che al momento stia più che altro giocando, e quindi adesso lo puniremo, no? Adesso effettivamente ci sta, quindi niente, io vi ringrazio di nuovo e al momento concludiamo qui, torno in questa. In questa schermata, giusto per farvi due saluti, poi preparo il ride e vi do appuntamento alla prossima live, direi sempre su questo argomento. Continueremo il nostro viaggettino nei meandri di Python fino ad arrivare, insomma, un po' dove, no, non dove nessun uomo ha raggiunto prima, perché ci sono arrivati in tanti, ma a fare delle cose anche un pochino più complesse via rispetto a quelle che mi hanno visto stasera, però era giusto per introdurci un po' all'argomento e vedere un po' gli rudimenti. Ok, vi ringrazio di nuovo, lancio il raidone se riesco, perché a volte mi è capitato che fallisse e niente, alla prossima direi. Ciao a tutti e buonanotte, buon weekend, visto che si avvicina.